Salve a tutti, allora io parto con la solita croce a sinistra bianca, vedo blu, arancio, verde, blu, arancio, verde e rosso inserita la croce, poi vedo questa coppia in back, vedo anche blu, blu rosso che può andare in back, poi giro, faccio questa qui verde arancio, quindi sposto e vado a inserire dietro. Poi vedo questa, inserisco in questa maniera, OLL e ti perme, si vede subito da questo blocco. Ecco qua. Dunque, vedo bianco-arancio, bianco-blu, arancio-blu, bianco-arancio-blu. Quindi comincio a farmi il primo blocco 2x2x2 di qua e inserisco gli ultimi due pezzi della croce con il verde e il bianco, verde-bianco e rosso-bianco. Dopodiché comincio left-well, vedo già questi due. Ruoto il cubo, inserisco prima questi, vedo questo caso che lo risolvo subito, inserisco questa coppia di F2L, OLL e R perla. Sono Lorenzo Mauro e qui vi farò vedere la mia risoluzione per il 10 cubers 1 scramble quarta edizione. Ok, inizierò con la croce gialla. E sì, con la croce bianca e i pezzi sono qui, qui, qui e qui. E allora è un po' bruttina, però allora primo sistemo questo, però intanto lo metto al contrario e metto al contrario anche questo per mettere questo a posto. Metto questi due e noto questo angolo e questo spigolo, che quindi quando vado a fare D posso sistemare questo su, quest'angolo qua su. Qua, ecco, per questo caso, in cui ci sarebbe tripla sexy però spostata, io faccio tipo sledgehammer, sledgehammer, e lo inserisco da dietro. E ho questo slot andato. Probabilmente vedrai questi due, quindi così. Vado a metterli a posto. Vedo questi due. Quindi sono già pronto per sistemarli. E vedo questi ultimi due, ovviamente. Questi due. Vedo che ho una linea. Sì, la linea è la L. Quindi faccio questo alla L. E una JPEG. Con una UFU2. Allora, sì, faccio la croce bianca, qui ho il bianco rosso, qui il bianco verde, qui il bianco arancione, qui il bianco blu. La faccio in questo modo, bianco rosso, lo metto in questo modo, bianco verde, inserisco il bianco blu, inserisco il bianco rosso, noto che per finire la croce mi si inserisce anche l'angolo bianco arancione blu. E noto che qui davanti ho lo spigolo arancione blu, quindi lo inserisco col keyhole. Ok. E noto anche che dietro di me casualmente si è formata la coppia bianco-rosso-verde, rosso-verde. La inserisco e mentre la inserisco vedo anche che bianco-verde-arancione e verde-arancione si uniscono. Quindi faccio una rotazione verso destra in modo da inserire la coppia dietro. Ok, e poi mi manca l'ultima coppia, bianco, rosso, blu e rosso, blu. La inserisco. OLL PLL. Ciao a tutti, questo è il mio video per la settimana 4 di 10 Cubers 1 Scramble. Allora, abbiamo i 4 pezzi della croce bianca qua. Inserisco il blu e il rosso insieme, così. Con U2 e D2 metto insieme anche gli altri due.
di primo mette a posto la croce. La prima coppia è già qua davanti, tiro fuori lo spigolo e inserisco. Seconda me la ritrovo già qui davanti ancora. Metto insieme, inserisco dietro. Poi qua abbiamo due possibilità, sia la blu rossa che la blu arancio. La blu arancio è scomoda, per cui preferisco andare con la blu rossa. Metto insieme, uso lo sledge, così metto insieme anche la blu arancio. E inserisco insieme. Qui si vede già l'OLL, per cui c'è la cancellation e JPerm. Grazie a tutti. Salve a tutti. Allora, per la croce farei in questo modo. Porto lo spigolo blu rosso qui e inserisco lo spigolo blu giallo e blu rosso in questo modo e noto questa coppia. Dopodiché faccio D2 e U2 e completo la croce. La coppia che ho notato prima è finita qui dietro e sarà anche la prima che farò. E allora divido i due pezzi e li inserisco correttamente. Dopodiché noto questa coppia, che è abbastanza semplice anche da inserire. Dopodiché procedo a fare questa coppia qui. Però noto anche che questo spigolo rosso-giallo è inserito correttamente. Quindi inserisco questa coppia e sistemo l'altra. Qui posso anche skippare l'OLL. E poi PLL. Allora, la croce è una tipo delle più brutte che abbia mai visto, però fare qualcosa del genere, tipo metto il verde prima, poi intanto vedo questo player qua, cerco di salvare, poi metto blu, rosso, poi metto giù questo e metto l'ultimo spigolo, giro, inserisco questo player, vedo subito questi due. Così, poi inserisco questo, quindi così, poi questi due pezzi li metto qua e poi l'ultimo player, quindi di qua ho l'L, infine l'R. Bene, in questo scramble notiamo immediatamente i primi due spigoli della croce bianca che andremo a risolvere immediatamente. Prima di andare a posizionare anche questo e portarlo quindi al suo posto, decidiamo di far scendere con lui anche il terzo spigolo della croce. Sistemiamo, inseriamo l'ultimo pezzo con un semplice algoritmo. Ok. Fortunatamente si è creata questa coppia. Sappiamo che ormai la dovremo inserire qua. Ruotiamo e la portiamo in B, così potremo concentrarci al meglio sulle coppie che abbiamo in front. La inseriamo. E qui abbiamo il caso base. Va inserito tranquillamente. Qua, tatticismo. Potremmo inserire questa coppia, però creando questa coppia sapremo che si formerà anche questa. Quindi va previsto, ecco, questa è un'altra cosa su cui dobbiamo concentrarci, prevedere quello che succederà appena inseriamo o appena andiamo a creare una coppia, quindi sapere cosa sta succedendo. Ecco, si sono formate due coppie. Inseriamo prima una e poi un'altra. OLL, risolvibile in tanti modi, PLL. Ciao a tutti. Ok, allora, qui c'è il blu, verde, arancione e rosso. Ok, penso che per iniziare posizionerei il rosso sul blu in modo da inserire blu e rosso come primi due pezzi della croce. Il verde poi si troverà nella stessa posizione in cui adesso è il blu, quindi basterà fare D2 per inserire verde e arancio. Non riesco a vedere nessun pezzo del left well perché è troppo complessa la croce, quindi cercherò di vedere qualcosa intanto,
facendo la croce più lenta. Allora. Ok, vedo questi due, che sono i primi due pezzi che vado ad inserire. Intanto vedo questi. Ok, qui senza chiudere il movimento, posiziono questi due e intanto vedo questi. Questi due. Sune. Di bravo. È tutto, ciao. Alright, so we can see that the cross is quite ugly. I would probably do it like this. I can see that this pair is going to be set up nicely. So I solve it here. I see this is going to be the next one. So now the two pairs in the back are solved. Now I do this one. And the last one. At this point, I can see it's going to be a 6 move OLL, so I set up my fingers accordingly. And now it's just a G prim.